Salve a tutte pasticce, eccomi qua con un nuovo video. Allora, questo qua è il video in collaborazione con JustNicole93, di cui vi lascio il video in collaborazione con me e il link del suo canale giù nell'info box. Intanto a lei gli mando un bacione enorme. Ciao Nicole. Niente, questo qua è il video in collaborazione con appunto Nicole, che facciamo ogni 2 mesi ed è il video sui prodotti finiti. Quindi direi di iniziare. Allora, ne ho finiti tanti per quanto riguarda il make-up, ne ho finiti 3 e 3-6 e sono stracontenta. Allora, direi di partire subito. Partiamo dai mascara. Ho finito 2 mascara e sono uno il Lash Mania Reloaded e l'altro il MAC Opulash Optimum Black. Allora, innanzitutto vi dico già, questo ve lo consiglio. Diciamo, se non... volete un effetto chissà quanto, ve lo consiglio, un mascara da tutti i giorni può andare molto bene, poiché comunque ha un prezzo, se si aggira intorno ai 2-3 euro, quindi non è un prezzo elevato. L'effetto che rilascia sulle ciglia è molto carino, quindi ve lo consiglio, non è assolutamente male come effetto, e quindi assolutamente posso consigliarvelo. Lo scovolino, se vi interessa, è in silicone, quindi assolutamente consigliato. Invece questo mascara qua non ve lo consiglio per niente. Uno, partiamo dai difetti. Scovolino secondo me è esageratamente troppo grande. Ok, gli scovolini grandi, però questo è davvero troppo troppo grande. L'odore è qualcosa di chimico, tantissimo, cioè è una cosa che non si può sentire. L'effetto che rilascia per un mascara che comunque costa 18 euro, io l'ho pagato meno, però comunque che per un mascara che a prezzo intero mi sembra costi 18 euro è assolutamente ridicolo. Un effetto quasi battuto dal Lash Mania Reloaded di Essence, che costa 2 euro. Quindi assolutamente non mi è piaciuto, non ve lo consiglio per niente, lasciate pur perdere questo tipo di mascara di MAC, non so gli altri, perché ho provato solo questo, però... No, assolutamente sconsigliato. Questo qua comunque lo tengo perché è soggetto al back to MAC, quindi lo tengo almeno quello. Vale qualcosa almeno. Altro prodotto che ho finito è questo ombrettino qua di Sephora. Era un campioncino che mi fu dato 3 anni fa, se non sbaglio. E conteneva un ombretto color beige, un ombretto che diciamo uniformava la palpebra. Ottimo, ottimo colore, mi piaceva tantissimo, durava un sacco, assolutamente... un buonissimo ombretto, è l'Universal Beige numero 08, mi fu dato insieme a un altro ombrettino che era sui toni del marrone. Questo qua non so perché io sono riuscita a finirlo tranquillamente dopo 3 anni, tra l'altro non dà neanche segno di un buchino minuscolo, quindi non lo so, e sì che li utilizzavo insieme, però vabbè, comunque questo qua ve lo consiglio, mi è piaciuto, quindi faceva un ottimo effetto, ottimo colore, ottima durata, assolutamente nulla da dire. Altro prodotto che ho finito è stato il Kiko Full Coverage Concealer numero 02, e sì, anche questo non è stato male. Io non lo ricomprerò per il semplice fatto che un po' il mio rapporto con lui è stato un po'... ci sono stati un po' di alti e bassi, e poi perché voglio comprare comunque quello di Catrice, che costa un pochino meno, quindi risparmio anche qualcosina, e poi perché voglio provare qualcosa di nuovo, così almeno ve ne parlo, vi do la più ampia scelta di prodotti, come per esempio i mascara dell'Essence. Io ho comprato il Lash Mania Reloaded perché ne ho provati tantissimi e vado a sentire sempre, diciamo, quelli che vanno più in voga. Prima andavano i Get Big Lashes, poi le Love Extreme, poi Lash Mania Reloaded. Li ho provati quasi tutti, quindi se volete per caso una recensione di qualche mascara, scrivetemelo qua sotto nell'info box. Comunque, tornando al correttore, è stato un rapporto un po' travagliato il nostro, poiché comunque ogni tanto c'è stato un periodo che mi piaceva tantissimo, copriva divinamente le imperfezioni e così via, faceva il suo lavoro. Poi... non si capisce perché non gli è più andata di fare il suo lavoro e quindi non mi sono trovata bene, e poi ha ripreso a fare il suo lavoro, quindi ci sono stati un po' di alti e bassi. Comunque ve l'ho detto, non lo ricomprerò perché voglio provare quello di Catrice, che mi ispira tantissimo.
Altro prodotto di make up che ho finito è questa cipria qua di Deborah. Quindi consigliatemi a proposito una cipria da comprare che matifichi molto bene il viso. Voglio comprarmi, ho sentito parlare molto bene dell'All About Matte di Essence. Adesso da finire la cipria di Make Up For Ever, che acquistai addirittura al Cosmo Prof 2013 e non ho mai aperto perché avevo questa cipria da finire e anche quella dell'Astra, che ne rimane pochissima perché me l'ha data mia mamma. Comunque, sono riuscita a finire questa qua e non la consiglio per niente alle persone che hanno una pelle grassa o comunque mista grassa. Assolutamente sconsigliata, non tiene nulla, non tiene davvero nulla. Come potete vedere è finita. Il packaging poi delle cipre della Deborah a me fa davvero schifo perché dopo poco si rompono. Comunque, non era ancora scaduta la mia, scadeva dopo 24 mesi ed erano 13 grammi di prodotto, la numero 29. E io ce l'avevo da un anno e 10 mesi. Quindi sono stata nei tempi, sono molto contenta. Mi piace tantissimo vedere comunque i prodotti di make up che pian piano terminano, perché posso andare a provare altri, è una soddisfazione un po', dai. E soprattutto quelli che non ti piacciono. Comunque, questo qua non mi è piaciuto per niente, non la ricomprerò assolutamente, l'avevo trovata in saldo tipo a 5 euro e non la consiglio per niente alle persone con la pelle mista o comunque grassa specialmente, perché non è assolutamente adatta per questo tipo di pelle. Io ve lo dico perché ho una pelle grassa e non matifica niente. Lo consiglio alle ragazze che ce l'hanno con la pelle secca perché non evidenzia alcun tipo di rughe o pellicine, quindi è adatta a quel tipo di pelle. Ultimo prodotto di make up che ho finito è stato un gloss. Il gloss, io non sono un amante dei gloss, infatti ne ho ancora uno che mi è stato regalato l'anno scorso per il compleanno, e questo qua è sempre dello stesso colore oltretutto, però nuova formulazione. La vecchia formulazione non mi piaceva perché andava a finire all'interno delle labbra oppure nelle pieghette. Io non amo particolarmente i gloss perché diciamo che con un po' di vento i capelli, avendo i capelli lunghi poi io, mi si appiccicano sopra al gloss e è una cosa che mi irrita. Comunque questo qua aveva un bel colore ed era lo 03 Candy Bar. L'ho terminato, non so se vedete, un bocciottino è stato proprio preso anche agli angoli, e niente, che dirvi, non male, nulla di spettacolare. Comunque non ve ne parlo neanche più di tanto perché c'è uscita la nuova formulazione e non so neanche se questi sono ancora reperibili. Comunque non ve lo consiglio la vecchia formulazione, la nuova formulazione è già più accettabile, però nulla di che, sapete, non hanno un prezzo eccessivo. Altro prodotto che ho finito sono due campioncini della John Frieda Frizzy Easy, non so come leggerlo, comunque è scritto Ease, e sono lo shampoo, il balsamo e il siero per capelli, eye serum. Io qua ho solo lo shampoo e il balsamo perché shampoo e siero perché il balsamo sfortunatamente l'ho buttato, essendo io stupida. Comunque mi ci sono trovata divinamente, ottimi prodotti. Si sente che sono prodotti comunque professionali, si sente tantissimo, la differenza si nota tantissimo, non perché idratino, perché comunque contengono assolutamente, secondo me, ecco, il primo ingrediente è il ciclopentaxiloxane, quindi se lo sentisse nel siero per capelli, mentre nello shampoo è acqua, sodium, water sulfate, quindi se lo sentisse Carlita Dolce ci ammazzerebbe tutti perché assolutamente sono prodotti con un inci pessimo. Però davvero, cioè, ragazze, tenevano puliti i capelli tantissimo, tenevano la lucentezza dei capelli durava tantissimo, proprio il capello morbidissimo, cioè una cosa spettacolare. Mi ci sono trovata divinamente e se non so che prezzo abbiano, sinceramente, in formato full size, però se il prezzo non è spropositato ed è accettabile, e se riuscissi a reperirli, ovviamente, prima cosa, ci farei proprio un pensierino, perché sono davvero ottimi. Poi, scusatemi, qua la borsa dei prodotti finiti. Ho finito, vabbè, dei rasoi, nulla di eccezionale, sono dei semplici rasoi, nulla di che.
Poi ho finito questo qua che è l'acetone oleoso della casa Pia. Boh. Comunque sì, acetone. Quindi, ragazzi, acetone, penso sia frutta, uno dei primi ingredienti. Sì, acetone e acqua. Quindi, vabbè. In realtà non dico che idratasse le unghie, perché comunque l'acetone è qualcosa che. Però non le distruggeva come un semplice acetone, perché era oleoso, quindi non le distruggeva più di tanto. Toglieva lo smalto, aveva l'acetone, quindi non è proprio ottimo per le unghie, però comunque era abbastanza. Era oleoso, quindi non era poi così tanto aggressivo. Quindi non mi ci sono trovata male, sinceramente. Prodotto che mi ha deluso tantissimo è stato questo qua della Macadamia ed è il Moisturizing Rise. No, aspetta, c'è la luce quindi non riesco a leggere. Rinse. Mi ha deluso tantissimo, ma tantissimo. Io mi aspettavo che i prodotti Macadamia fossero dei prodotti strabilianti, tipo qualcosa di divino, non lo so, una cosa del genere. Invece io ho provato questo qua, che era un campioncino del Cosmo Profumi 2013, e mi ha deluso tantissimo. Ma tantissimo, io il giorno dopo dovevo rilavarlo il capello perché era davvero pessimo, cioè mi sporcava il capello in un modo impressionante. Infatti, sinceramente ho ancora un pochino di campioncino da finire che ho travasato in un tubetto e non oso immaginare. Il pensiero di finirmi è l'ansia. Comunque non mi ci sono trovata assolutamente bene perché io penso che, essendo comunque idratante, molto molto idratante, deve essere utilizzato per capelli molto secchi. Perché io ho un capello comunque una cute normale, un po' grassettina. Però in inverno comunque rimane una cute normale. E no, è esageratamente troppo idratante per me, è davvero troppo, quindi non è assolutamente adatto al mio tipo di capello. Per questo non mi ci sono trovata bene. Poi, ultimi prodotti che ho finito, penso. Sì, perché questo non ho ancora finito, lo devo terminare. Comunque, ultimi prodotti che ho finito sono questi. Sono dei campioncini latte risciacquo della farmacia, detergente tonifica, viso e occhi dal nostro laboratorio. Vabbè, qua la luce se n'è andata, fa lo stesso, tanto sono gli ultimi prodotti. Sì, non mi sono dispiaciuti, io li avevo travasati anche questi in un tubettino perché tanto ce n'erano tanti e della stessa marca. Sì, non mi ci sono trovata male. Benissimo, ne abbiamo perso uno, si è suicidato nel frattempo. E sì, quante volte ho detto così? Non lo so. Ve li consiglio, non è assolutamente male. Non so quanto costi in formato full size, se costa se ha un prezzo eccessivo lasciatelo pure lì. Secondo me è un semplice struccante che fa il suo lavoro, è vero, non brucia gli occhi. Però per il viso secondo me non toglie una cippa. È adatto per gli occhi, per il viso toglie poco, non so perché, è strano, eh. Però comunque non mi ci sono trovata male. Può essere accettabile. Niente, questi qua sono tutti i prodotti che ho finito io nell'ultimo periodo. Sono molto contenta perché ho finito ben 6 prodotti di make-up. Fatemi sapere i prodotti che avete finito voi in quest'ultimo periodo. Fatemi anche sapere, consigliatemi anche una cipria molto buona che matifichi. Io appunto vi ho detto che secondo me l'All About Matte può essere una cipria abbastanza buona. Fatemelo sapere se voi l'avete provata e cosa ne pensate. E niente, ditemi se avete qualche video che io faccia o qualsiasi cosa. Io vi lascio un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao pasticce!